forse darsi di più piuttosto che dare il di più? Se dare includesse anche il tuo tempo, il tuo conforto, il tuo incoraggiamento, cosa succederebbe? Quando doni, una parte di te viene meno per fare spazio alla nostra più grande missione: amare e supportare chi ci sta a fianco. Quest'anno esserci è l'atto di fede più folle che tu possa fare. Datti la possibilità di essere la risposta di Dio al bisogno di qualcun altro. Sei pronto ad essere il miracolo che l'altro cerca. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Stiamo pregando per lui anche perché veramente la parola di Dio possa essere seminata in ogni parte di questa terra. Amen. Wow. Ok, perfetto, quindi oggi tocca a me. Diamo un applauso di benvenuti ai nuovi che sono per la prima volta qui. Siete benvenuti. Ecco, è un piacere. Che bello adorare il nostro Dio qua. Io sono felicissima, sono super gasata perché Dio, anche se ha messo, anche se a casa mia questa settimana era veramente, c'era la moltitudine e io dovevo preparare la predica e mi nascondo in una stanza, mi nascondo all'altra, metto la lavatrice e sto con il mio nipote, faccio qua, faccio là. Ma penso che ce l'ho fatta. Dio ha messo una parola per voi stamattina nel mio cuore, quindi la voglio condividere. Amen? Ok, io in realtà vi voglio far vedere questo, così voi immaginate che come se fosse un pozzo, come se fosse, dovete avere immaginazione, eh? Aspetta che mi metto più indietro, così vi vedo bene. Come se fosse questo un pozzo. In realtà voi immaginate come se questo fosse un pozzo, e Dio mi parlava di questo stamattina. E noi ben sappiamo che nell'Antico Testamento, diciamo, la forma in cui i nemici combattevano era tappando, otturando i pozzi d'acqua a Israele, sì? Quindi, perché sapevano che senza acqua non c'era vita. Senza acqua non c'è vita. Quindi loro, diciamo, i nemici proprio venivano, attaccavano e loro subito otturavano questi pozzi. Ma per loro i pozzi erano anche importanti, perché uno avevano diversi nomi i pozzi per Israele, no? Perché loro credevano che ovunque loro si mettessero a fare un pozzo, l'acqua veniva fuori, perché loro confidavano che la provvidenza divina era con loro. Amen. Ma la Bibbia dice che del nostro seno sgorgeranno fiumi di acqua viva. Chi lo crede? Chi crede questo? Sgorgeranno fiumi di acqua viva. Se oggi tu non stai sgorgando qualcosa di buono del tuo cuore, può darsi che il tuo pozzo sia tappato. Può darsi che c'è qualcosina che stia tappando questo, diciamo, il flusso di questo pozzo. E, sapete, vi ho detto questo come se fosse un pozzo, perché così potete immaginare che la parte più bassa del pozzo è lo spirito, no? Mettete che qua
immaginate che la parte sotto di questo, del pozzo, sia lo spirito. Nello spirito si trova la cosa più bella di noi. Le cose buone si trovano nello spirito. Figuriamoci quando noi conosciamo Cristo, che nasciamo di nuovo, accettiamo Gesù Cristo come Signore e Salvatore della nostra vita. Tutto il buono di Dio viene a riempire questo pozzo. Quindi si versa dentro di noi, diciamo, tutto il buono di Dio è versato nel nostro cuore, nel nostro spirito. Immaginate, non lo so, io vedevo, immaginate i frutti dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo in noi è la speranza di gloria, dice la parola. Lo Spirito Santo in noi è la speranza per questo mondo. Quindi i frutti dello Spirito Santo, quando noi diciamo sì, vieni a abitare dentro di noi, loro sono dentro di questo contenitore che è la nostra vita. L'amore di Dio è in voi. L'amore di Dio è in voi. Amen. I frutti dello Spirito Santo, la speranza, l'amore, la pace, la benevolenza, la bontà, l'autocontrollo, la pazienza, l'amore è dentro di ognuno di voi. Amen. Amen. Quindi uno non può dire non ho pazienza, no, non so cosa fare, perché Gesù Cristo in noi è la speranza, Lui ci riempie di tutte queste cose buone. Amen. Amen. Per esempio, aspetta che volevo, vediamo se riesco a scorrere qua. Guarda, avevo una parte della predica che devo dire, che devo, ho chiesto scusa a Dio, ho chiesto perdono a Dio per la mia mancanza di pazienza, perché chi mi conosce, io voglio fare mille cose, io mi sembra come se fosse una panettiera sempre sfornando il pane fresco e cercando che qualcuno mi possa dopo aiutare a vendere questo pane. E così succede anche con la predica, succede con la tecnologia, quindi ognuno di voi, figli miei, aiutatemi a fare scorrere. E quindi stamattina, in questa settimana, ho chiesto perdono a Dio. Io ho detto, Dio perdonami, perché io mi riempio la mia giornata di cose e dopo magari mi scoraggio e mi rattristo, mi stanco. E Dio mi ha perdonato, ha detto, venite a me tutti quelli che sono affaticati, ho preso e io ti darò riposo. Grazie Dio, tu mi perdoni. Ma dopo ho dovuto ancora chiedere perdono, perché ho detto, Dio, scusa, perché sono impaziente, io voglio fare le cose, voglio fare il campeggio, devo predicare domenica, il pastore va via, viene Leo tutta la settimana, e qua e là, scusa Dio. E Lui mi ha perdonato ancora. Sapete, sei riuscita, Cami? Sì, con due dita. Ecco, a volte... con due dita, tutti due dita, mamma, ok. Allora, quando io sto preparando qualcosa, allora, Elisa, vieni, Camilla, vieni, aiutami a fare questo. Allora io ancora devo chiedere perdono. Sapete, Dio vuole che le cose buone che Lui ha messo dentro di noi si possano vedere, amen? Possano venire fuori. Perché altrimenti come faranno a ricevere la salvezza coloro che non lo conoscono? Come vedranno il buono di Dio se noi non facciamo vedere questo? Altrimenti Dio ci avrebbe dato la salvezza, cioè la salvezza, e saremmo andati direttamente in cielo, come ha fatto il ladro, no? Che era crocifisso vicino a Gesù, che lui proprio lì all'ultimo momento Gesù stava morendo lì, era tutto insanguinato, e gli dice, se veramente tu credi, stanotte sarai con me in paradiso. Lui ha creduto, ma lui è stato salvato, ma non ha goduto di tutto il bello, il buono che Gesù è nella nostra vita tutto il tempo, lo Spirito Santo. Amen? Quindi, ma voglio dirti che tu sei nato con un proposito.
Noi siamo nati con un proposito: far vedere la luce, illuminare e lavorare insieme allo Spirito Santo che è dentro di noi, che dal momento che nasciamo di nuovo fino a che andremo in cielo, proprio far illuminare, illuminare ancora di più su questa terra. E lasciarsi trasformare, lasciarsi che possa lavorare di tal modo che possa venire tutto il buono che c'è dentro di noi. In realtà non dovremmo dire siamo salvati, dovete convertirvi, vi parlo di Gesù. No, le persone dovrebbero dire cos'hai? Cos'hai che sei sempre così gioioso? Io voglio essere come te. Alcuni li chiamano aurea, altri li chiamano, non lo so, quell'essenza, no? Ma in realtà lo Spirito Santo è quella marcia che noi abbiamo. La gente piace, la gente vede qualcosa di diverso in noi quando siamo rinnovati. Amen? Ma anche Satana lo vede, anche il diavolo vede questa cosa. Al momento che noi ci convertiamo, che voi vi convertite, che noi ci convertiamo, proprio lui, il diavolo, proprio fa vedere tutto un ventaglio di opportunità, di dire, guarda, se tu sei così brava, allora, o bravo, allora io ti offro un sacco di cose. Io mi ricordo quando mia mamma si era convertita, le avevo parlato di Gesù, lei non era mai andata in chiesa, ma in un momento mi dice, sai Sonia, io ho iniziato ad andare in un gruppo, in chiesa si chiama La Legione di Maria. Ma dico, ma da dove hai preso questa cosa? Legione proprio di Maria. Ma io ho detto, pazienza Sonia, pazienza. Perché? Perché il diavolo proprio ci fa vedere tutto il buono, perché lui ci vorrà ingannare, ci vorrà portare da un'altra parte. Ma in realtà è lo Spirito Santo che ci illumina. Amen? Quindi, così come il nemico arriva per tappare i pozzi agli israeliti, così il diavolo vuole otturare anche i nostri pozzi, coprirli di terra in ogni momento. E questa terra possono essere rappresentate dal mondo, dalla mondanità. Ma noi sappiamo cos'è il mondo. Il mondo è il sistema di questo mondo. È il sistema di questo mondo che ci vuole tirare proprio dentro in ogni momento. E tu dici, no, non è niente, vado là, mi metto questo, non è niente. Ma questo in realtà è il sistema mondo che vuole tirarci dentro. Giovanni 7 del 37 al 38 dirà, nell'ultimo giorno, se chi vuole cercare Giovanni 7, 37, o lo leggo io, dice, nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno del suo seno. Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Io sempre penso questo, che sgorgare, a volte, nella scuola biblica, sgorgare vuol dire una cosa che tu non puoi, una cosa che non puoi tenere. Il flusso del rio, del fiume, va, scorre, tu non lo puoi fermare. E questo è quello che dice Gesù nella scrittura, che chi crede in lui, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Amen. Amen. Quindi questo fiume di acqua viva, questo fiume di acqua viva è tutto il buono che c'è dentro di noi. Amen. Perché quando il flusso è in esecuzione, tutto scorre facilmente e le benedizioni ti perseguitano. Chi crede questo? Che le benedizioni ti perseguitano, non puoi vivere tutto il tempo. Come stai, pastore? Sto lottando. Come stai? Sto. No, le benedizioni, sì, ci sono le prove, ma le benedizioni ci perseguitano. Amen, le benedizioni, perché questo ci aiuta proprio ad andare a sognare. Sapete, io posso predicare in questo posto serena,
vi posso dire questo, che posso predicare in questo posto serena, perché... Posso predicare in questo posto serena perché io non ho mancanza di perdono, per esempio. Posso predicare serena perché mi sento libera. Posso predicare serena perché non è che ho litigato con qualcuno o c'è qualcosa, una pietra che magari sta ostacolizzando questo flusso del fiume, no? Io sono serena, altrimenti non potrei trasmettere quello che Dio ha messo nel mio cuore. Sapete perché? Quando uno è in Cristo c'è una unzione particolare. La unzione è un dono, la unzione è un regalo, ma la unzione, per avere la unzione c'è un prezzo da pagare. Dio, la parola dice: separatevi, santificatevi, rinunciate. Amen? Per quello a volte quando noi diciamo separatevi, no? C'è un prezzo da pagare. Se io non avessi avuto un tempo con Dio o un tempo magari di chiedere perdono, di mettermi a posto con Dio, tutto il buono suo io non potrei trasmetterlo a voi. Lo potrei trasmettere, potrei predicare, ma non cambierebbe niente in voi. Amen? Quindi c'è una differenza, non è la bravura per parlare, non c'è proprio la professionalità, perché noi sappiamo che Gesù è venuto proprio a prendere proprio quello disprezzato, quello che non valeva niente, perché lui voleva glorificarsi nella loro vita. Amen? Ma la unzione è qualcosa che non si compra, la unzione è qualcosa che non si studia nella università, la unzione è una cosa che è un regalo, un dono che viene quando tu passi alla presenza di Dio, quando tu ti separi, quando tu cammini in santità, quando tu ti proponi nel tuo cuore veramente di camminare santi, separati. Amen. Per poter compiere quel proposito che Dio ha per la nostra vita. Chi crede in me, allora, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva scorgeranno dal suo seno. Sapete, dicevo prima, no, adesso scorre, dicevo prima della correzione di Dio, che Lui ci corregge, perché veramente quando noi stiamo sbagliando, quando abbiamo una relazione con Lui, Lui ci corregge, ci dice: no, stai andando fuori, hai urlato troppo, non stai avendo autocontrollo, sei impaziente, quello che dicevo prima. Ma quando noi siamo con Lui, noi possiamo dire grazie, non avere senso di colpa, quando tu devi fermarti, devi dire: Dio, correggimi. Per chi ti correggerà? Forse con la persona che è al tuo fianco, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, magari ti dicono: stai sbagliando. Ringrazia Dio, perché con questo tu crescerai. Amen? Perché Dio si usa delle persone, lo Spirito Santo in noi, e la speranza anche per noi. Per questo motivo abbiamo un pastore, abbiamo un mentore, per poter dire, fermarci e dire: ok, in cosa sto sbagliando? Io sto facendo fatica in questa cosa, in questa parte del mio carattere. E sto facendo fatica in questo, devo confessarlo. Altrimenti io ci troveremo fra 10 anni esattamente uguali. Esattamente uguali. Dio corregge a chi ama. Dio corregge a chi ama, perché il Signore, colui che ama, corregge. E sapete, quando noi chiediamo perdono a Dio, tu cadi ma ti rialzi, cadi ma ti rialzi. Quindi tutte le cose che magari possono entrare in questo pozzo, no? Che avevo detto che proprio la parte sotto è lo spirito, ma noi abbiamo a che fare anche con questa parte di in mezzo, che è la nostra anima.
e dopo qua il mondo. Fate caso così, lo spirito, l'anima e il mondo, l'esterno. Quindi quando noi lavoriamo con lo Spirito Santo spinge fino a attraversare l'anima, dove risiedono la mente, i sentimenti e le emozioni, per poter far vedere quello che c'è del buono di Dio sotto di noi. Amen? Ma questo parla di identità. Se tu non sai chi sei in Cristo, se tu non sai le benedizioni, se tu non sai veramente le promesse che Dio ha scritto su questo libro, non potrai mai credere. Ascolterai quello che il nemico viene a dirti, e il nemico si presenterà, voglio dirti che si presenterà. Vi ricordate in Genesi, quando la donna, quando il serpente si avvicina alla donna e le dice: ma cosa ti ha detto Dio di non mangiare cosa? No, mi ha detto, in realtà mi ha detto di mangiare di tutti gli alberi del posto, ma questo è l'albero della conoscenza del bene e del male, non toccarlo. Mi ha detto questo, ti ha detto questo, ha detto il serpente. Non credere, questo non è vero. E quante volte Satana viene proprio a dirci questo, non è vero, ti fa dimenticare, ti ruba quello che Dio ha detto, quello che è la tua vera identità. Amen? Quindi questo è tremendo, perché è un lavoro in continuazione. Noi non dobbiamo dimenticarci, noi non possiamo parlare, siamo maturi e stiamo camminando verso una maturità. Noi non possiamo parlare come parla un neonato nella fede, noi non possiamo parlare come parla il mondo, a bambera dello spirito, a bambera delle cose di Dio. Noi dobbiamo essere seri con le cose di Dio. Noi non siamo al mercato, come a volte le ho detto, qualcosa, magari ti dicono: ah, sto sentendo sì, o quello là, inizia a sparlare, e uno parla quello che ha proprio nell'anima, ma non quello che esce dallo spirito per edificare all'altro. Quindi tante volte io dico: non sei al mercato, non parlare delle cose di Dio così a bambera. Siamo seri, così dal nostro essere posso sgorgare un fiume di acqua viva e benedire la vita dell'altro. Siamo consapevoli che il diavolo verrà proprio a rubare, a uccidere, a ammazzare. Ma non le persone, anche la verità che risiede nella sua parola, anche la verità che dice chi siamo noi. Quindi io chiamo questo, chiamo una chiesa sveglia, una chiesa che passa tutto, diciamo che fa forza proprio dello spirito, fa talmente forza a attraversare l'anima per illuminare. Sapete, siamo in un periodo nero. Siamo in un periodo dove la società, dove vediamo che il mondo, anche con i bambini, il sistema scolastico, la famiglia, vuole distruggere tutto. Perché? Perché lui ha la chiave. L'uomo le ha dato le chiavi di questo. Lui è il principe di questo mondo. E lui farà di tutto e di più per contaminare la sua chiesa. Ma sapete per quale motivo a volte sono più forti le tenebre? Perché i figli di Dio hanno le luci basse. I figli di Dio hanno le abbaglianti che non vanno, che non funzionano. Noi dobbiamo illuminare e essere consapevoli di questa cosa, di questo, di che noi siamo veramente figli di Dio. Che l'enemico verrà come ladro nella notte, come dice, verrà proprio con le bugie, verrà proprio aggredirti anche violentamente. Ma tu devi essere sveglio per dire: aspetta un attimo, io sono in Cristo, sono una nuova creatura, il vecchio è passato, tutto quello che succedeva nel passato è passato, la violenza che subivo, la violenza che facevo, le parole che dicevo. E lui fa le cose nuove, anche le vittorie passate. Ragazzi, dovete lasciare dietro le vittorie passate. Ci sono persone che ti parlano continuamente delle vittorie passate. Lascia indietro questo e prendi il nuovo di Dio. La moglie di Lot, lei ha detto: usciamo, ma non girarti indietro. Lei si è girata indietro. E proprio il pozzo si è prosciugato, proprio il pozzo è lì, è diventato
otturatissimo. Amen. Quindi iniziamo anche questo. Io voglio dirti questo, lì dove c'è la tua mente, magari la tua mente che dorme, la tua mente che si è abituata a parlare sempre le stesse cose, risvegliati. La parola di Dio che c'è nel Salmo 46, 4 e 5 dirà: c'è un fiume il cui ruscelli rallegrano la città di Dio. Il ruscello non ha un'acqua stancata, un'acqua che scorre. Quindi anche noi dobbiamo essere così, un'acqua che si rinnova, un'acqua che lascia indietro il passato, un'acqua che va alla conquista di nuove cose. Amen? Non c'è paura per coloro che amano Dio, non c'è paura per coloro che sono guidati dal suo spirito. Dice: c'è un fiume in cui i ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Sapete, Dio si trova in essa. Dio si trova in essa. Vi ricordate la donna samaritana? Le ha detto: dammi Gesù di quest'acqua, così non avrò mai più sete. Voglio di quest'acqua. Lei aveva avuto, anche se non capiva fino in fondo, aveva avuto questa rivelazione. Gesù gli dice: dammi acqua del pozzo. Ma da dove vai? Dice: ma tu mi chiedi a me? E lui cosa gli dice? No, lui gli offre, gli dice: ma tu vuoi che io ti dia di un'acqua dove non avrai mai più sete? Sì, sì, per favore, dammi di quell'acqua così non devo venire ogni giorno. Non aveva capito lì, non aveva avuto rivelazione, ma lui si riferiva proprio a questo. Che ognuno di noi ha bevuto proprio dell'acqua, di questo fiume di acqua viva che scaturisce benedizione. E il 5, il Salmo 46, 5 dirà: Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Dio si trova in essa, fai i giri che vuoi, ma Dio non cambia idea quando ha scritto il proposito per la tua vita. Dio ti ha dato una parola, tu hai fatto dei giri pazzeschi perché magari non capivi la situazione, ma Lui non vacilla. Lui continua con quel sogno, con quella promessa, con quello che Lui ha pensato per te. Amen. Quindi continuate a credere. Il Signore vive in mezzo al suo popolo. Dio vive in noi. Lo Spirito Santo vive in noi. E niente è nascosto per Lui. Lui dimora in noi. Niente è nascosto. Magari se fossimo un pochino più consapevoli, magari sbaglieremmo di meno, di meno. Se fossimo un pochino più consapevoli, terremmo a bada la nostra bocca tante volte. Se fossimo così consapevoli, prenderemmo un treno e andiamo a predicare. Non guardiamo due monetine, fa niente, vado a portare la parola di Dio, perché tu sei con me, mi stai vedendo. Tu sei con me, io non sono solo. Non sono sola, tu sei con me, io sono della parte del vincitore. Come Argentina ieri sera e stamattina, il Brasile. Il pastore, sapete che era preoccupato perché andava con 3 brasiliani. Ma lui era preoccupato, dice: cosa faccio tutto questo viaggio, Bosnia, tutto il tempo. E lui stamattina aveva un sorriso, guarda. Ho detto: chiedi perdono a Dio. No. Quindi Lui dovrebbe scorrere per farci felice. Amen. Chi che vuole essere in quel fiume per vivere felice? Per vivere felice. Quindi dovremmo preoccuparci per essere benedizione per gli altri. Che ricevere benedizione per noi. Dare che ricevere, dare il tuo tempo, dai il tuo tempo, dal tuo orecchio, da le tue briciole, da un piatto di pasta, da, perché così tu starei togliendo le pietre del pozzo e il fiume di acqua viva scorrerà, perché tante volte queste pietre sono la disubbidienza, queste pietre che magari vogliono otturare i pozzi, no? Il nostro pozzo, la disubbidienza, l'egoismo, l'individualismo,
tutto quello che regna in questo mondo, l'individualismo, la gelosia. Amen? Siate vestiti per il servizio e tenete le vostre lampade accese, sempre, sempre. Mettete anche, non lo so, i pannelli solari. Genesi 26:15 dirà: perciò durarono, perché non mi viene a me con le due dita? Lo so, ma non mi viene. Vieni, segretaria, per favore. Quindi, in Genesi 26:15 dirà: perciò turarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo suo padre. Sapete, saremo prosperi intanto che cerchiamo di lasciare il mondo fuori da noi. Ma tu dici: cos'è? È tremendo, ma è talmente sottile il mondo, talmente sottile, che quando otturano i nostri pozzi, la sconfitta è sicura. Può durare mezza giornata, può durare una giornata, può durare 15 giorni, un mese, ma la sconfitta è sicura, ragazzi. Lo scoraggiamento, la tristezza, viene coperto di tutto questo. Quindi Israele non soltanto li tappavano a loro i pozzi, anche loro facevano la stessa cosa, perché sapevano che la sconfitta era sicura. Niente acqua, niente vita. Niente Gesù, niente salvezza. Niente Gesù, niente tempo personale, niente parola di Dio, niente. Morte sicura. Morte sicura. Niente amicizia cristiane. Morte sicura. Isaia 48:18 dice: se tu fossi stato attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume e la tua giustizia come le onde del mare. Qua la tua giustizia si descrive come benessere, come le onde del mare. Chi è che vuole vivere così, ragazzi? In benessere! Perdi ogni tanto la pace? Sapete, la disobbedienza ferma il fiume di Dio, il flusso del fiume. Pensa a ciò che pensi, dice la parola. Non lasciarti trascinare dagli altri, da quelli che si dicono amici. Questo posso dirlo ai ragazzi anche, ma anche agli adulti. Coloro che si dicono amici, che non hanno rispetto neanche per se stessi tante volte. Lasciano la famiglia, preferiscono gli amici, perché fumano, perché fanno questo, perché fanno l'altro, sembrano, sono i bulli, eh? Ma se tu guardi bene con l'intelligenza di Dio, non hanno rispetto neanche per se stessi. E non avranno rispetto neanche per voi, al momento in cui voi avrete bisogno. Sii guidato dallo Spirito. Segua Dio, Lui non ti abbandonerà. Lui è il tuo migliore amico. Stai vivendo solitudine? Lui è il tuo migliore amico. Vai, richiuditi nella tua cameretta. Apri la Bibbia. Cerca il suo volto. Metti una lode. Lui è il tuo migliore amico. Riempi quel pozzo di solitudine che tante volte viene fuori. E tu vedi, tu sembra che sei felice, ma il pozzo della solitudine sembra, come il salmista ha detto, sembra che sono passato lì in quel pozzo di disperazione. Riempiti di Lui, niente riempirà come lo riempi Lui. Lui è la via, la verità e la vita. Si ubbidisce, dice, quando siamo ubbidienti, sottomettendoci a Dio, il diavolo fuggirà via da noi. Ma state capendo? Fuggirà via da noi, via da noi. Cosa vuol dire? Che la disubbidienza è una cosa tremenda, è veramente questa pietra. Ma la ubbidienza proprio apre, è una chiave che apre delle porte di benedizione. Il diavolo fuggirà via da voi. Il 22 dirà:
ma se ubbidisci fedelmente la sua voce e fai tutto quello che io ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici, l'avversario dei tuoi avversari, quelli che si mettono contro di te. Io voglio che Dio sia nemico dei miei nemici. Io lo voglio, perché so che Lui è più che vincitore. Perché lui, io so che io magari guardo qua, ma io so che Lui è onnipotente, onnisciente, onnipresente. Lui farà in modo che tutto coopera per il mio bene. Amen. Dio non ci maledisce, è la nostra scelta. Davanti a te ho messo la vita e la morte. Scegli la vita, dice la parola. Non negheremo la realtà spirituale, che il diavolo è attivo su questo pianeta. Non la negheremo, non è che facciamo tutto noi. Ma se noi scegliamo di ubbidire, vivremo felici. E no, non sto vendendo qualcosa della felicità. Veramente le benedizioni ti perseguitano. Vuoi avere una famiglia consacrata, vuoi avere proprio arrivare a un certo momento e dire wow, guardate i miei figli, i miei nipoti, sono insieme, mio genero, mia nuora, che bello. Volete questo? Dovete pagare un prezzo, non è facile. Voi genitori, oggi faremo la festa con i bambini, genitori, dobbiamo pagare un prezzo perché loro sono i primi giudici che ci stanno guardando. Se tu fai così, loro fanno così. Se tu fai così, loro fanno così. Se tu dici delle bugie, loro imparano a mentire. Amen? Se loro ti vedono pregare, loro inizieranno a pregare. Se loro ti vedono amare le persone, loro impareranno a amare. E forse non dovrai aprire neanche la bocca. Neanche la bocca. Perché l'esempio è quello che trascina. A casa mia a volte si mettono i ragazzi con i loro amici, dicono perché c'era Pokémon, c'era quando dei cartoni animati quando loro erano piccoli. Ah no, mia mamma, mio papà non ci lasciavano vedere questo. Oh, che cattivi! Loro non sanno niente di questo, non hanno visto niente. Perché? Perché non è che io dico no, non potete guardare. No, davo un'opzione, diciamo un optional. E loro sceglievano questo perché quello che la mamma o il papà ti dicono, tu credi a quello che ti dicono e sai che loro ti faranno del bene. Ma se ti vedono vedere violenza, pornografia, vedono di tutto, di più in televisione, loro faranno la stessa cosa, perché dopo tu non potrai dire niente. Non guardare questo. Come mai se tu lo guardi? Come mai se tu lo fa? Come mai se tu lo... Loro sono i primi giudici. È difficile, ragazzi, essere genitori, ma Dio è con noi, e se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Amen? Camminiamo, cadi, ti rialzi, chiedi perdono anche ai tuoi figli, scusa, ho sbagliato, se mi avete visto fare qualcosa, ho sbagliato. Chiedo perdono a Dio e mi pento, Lui mi perdona. E possiamo dire tutta la famiglia, anche la mamma e il papà hanno bisogno di Dio. Preghiamo insieme, alziamo un altare in mezzo alla sala e adoriamo il nostro re. In un momento noi vedremo che anche il pozzo di Giona si era prosciugato. Dio inviò, lo chiama per andare a Ninive a predicare ai niniviti, a questo popolo ribelle. Lui dice no, io non penso che loro meritano il tuo amore, perché se loro si pentono, tu che sei così buono, che io ti conosco, tu li perdonerai, e io non voglio che tu perdoni i peccati, le perdoni la loro vita. E quante volte siamo così anche noi? Dobbiamo predicare il Vangelo a tutti. Il Vangelo è per tutti, non è soltanto per noi. Sembra una pazzia, ma è così. Tanti non predicano la parola perché dicono ma Dio gli dimostrerà l'amore, io conosco quello che c'è nel suo cuore. Ma in un momento, allora Dio inviò questa balena, questo pesce grande, gigantesco, e lo mangiò. Ma in un momento la parola dirà che Giona
era in grande tristezza e gridò a Dio. Chissà che a volte la tristezza, il problema, la prova è il miglior regalo per la nostra vita. Ci fa avvicinare a Lui. Quindi Lui non cambia. Quando Giona chiede perdono a Dio, Lui dice, ok, adesso vai a Ninive. O Lui dice, adesso vado a Ninive. Quindi se tu hai fatto un giretto, come ho detto prima, ma Dio è uno che ha la idea fissa, sembra io, madre, no? Tu devi fare qua, fai quello che vuoi, ma questo devi fare. Domenica andiamo in chiesa. Lui non si dimentica, quindi lui si ricorda, ah ok, Giona, vieni carissimo, vieni cara Sonia, vieni, dai, passato, hai fatto capricci, fatto questo, hai chiesto, ok, vieni, vai. Vai lì, vai a Ninive, vai, che tu sei stato chiamato per questo. Vai a predicare la salvezza, predica del mio amore. Si convertono più di 3.000 persone, si converte anche il re. Wow. E così potremmo continuare con Giuseppe, continuare con tutti. I fratelli di Giuseppe lo hanno lanciato in un pozzo, ma senza acqua, secco. Ma lui ha gridato a Dio, Dio ha riempito il fiume, proprio lo ha sollevato. Risiede questo fiume d'acqua viva, è lui. E noi abbiamo a portata di mano questa opportunità di poter vivere e di poter essere più che vincitori. Amen? Quindi finiamo qui. Benediciamo i nostri pozzi, controlliamo, adesso faremo una lode, proprio fai uno scanner così sul tuo pozzo per vedere se c'è qualche pietra. Sapete, nell'antichità anche, no, nella Bibbia noi vediamo che lapidavano, continuano a farlo alcuni, lapidavano con delle pietre fino a uccidere le persone. Quindi il diavolo questo vuole fare, lui ci lancia di queste pietre proprio per ucciderci. Ma dice, io sono l'intelligenza, dice Dio, io sono l'intelligenza, sono io che grido per le strade, io sono l'intelligenza, chi viene a me? Chi viene? Io sono l'intelligenza, sembra un raccatapala lì che quando uno ha bisogno, sono qui, dice Gesù, sono qui, guarda. Non lo vediamo. Amen. Quindi Lui è l'intelligenza, Lui è la sapienza. In Lui risiede proprio l'amore, la pazienza, l'autocontrollo, tutto quello che noi abbiamo bisogno per continuare a vivere, per poter attraversare proprio l'anima nei momenti di difficoltà, in quei momenti dove siamo tristi, siamo scoraggiati, non vediamo la verità. Continua a vedere che c'è un Dio che ti ama. Continua, attraversa con il buono dello spirito, attraversa l'anima in autorità e di io so chi sono in Cristo. Tu hai detto che io sono testa e non coda. Tu hai pensato ho un proposito per la mia vita. Io sono più che vincitore. Sapete, questo non vuol dire che noi non dobbiamo mangiare un panino con gli increduli. Non vuol dire, no, non è questo. Noi dobbiamo essere in mezzo agli increduli, in mezzo a quelli che dicono che Dio non esiste, perché Lui si manifesterà lì. Non aver paura. Settimana scorsa siamo usciti dal gospel, siamo andati a Mezzago, che c'era una festa, no? Nel piazzale della scuola avevano una festa del paese, Lorenzo aveva organizzato il comune proprio una festa, c'era musica, c'era di tutto lì, ma siamo andati a mangiare un panino lì in mezzo a questa musica. Dopo ci siamo seduti insieme a loro, c'erano altri
Gis, Carlo, c'era Silvana, Lorenzo, ci siamo seduti lì in mezzo a questa boom, 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 questa musica che tu dici no. E lì facevamo fatica ad ascoltare a una coppia che ci diceva che la conosciamo da 2-3 anni, ma era quello il momento che lei doveva dirci che era cresciuta nella fede. Dai 6 anni a 18 anni lei aveva frequentato una chiesa evangelica, che lei era una figlia di un poliziotto ucciso, dove i missionari canadesi erano arrivati e hanno fatto una chiesa con tutti i figli dei poliziotti uccisi. Tu dici, una chiesa con questo? Sì, venivamo, dice, le mamme con i figli a frequentare questo posto. Dice, non c'era la giustizia. Il poliziotto fermava le persone, loro sono albanesi, fermavano le persone e magari per fare una multa e loro li uccidevano, non c'era giustizia. A tal punto che Dio ha dato la strategia di prendere una chiesa con madri e figli di questi poliziotti. E lì ci ha raccontato, io voglio frequentare, voglio, e in quel tempo, è come che lì lo Spirito Santo ha portato rivelazione, ha detto, è lì, io ho vissuto degli anni bellissimi, sentivo una pace, no? E tu dici, ma noi abbiamo fatto colazione ogni giorno con te, ma tu no, non ci hai detto mai niente. Ma in quel momento il marito dice, sì, perché a casa mia venivano dei pastori dei missionari. Cosa? Noi eravamo lì, boom, boom, cosa? Vogliamo ascoltare questo. E il pastore gli dice, sì, io sarò in Albania settimana prossima. E lui dice, per favore andate a Durazzo, andate, perché non c'è una chiesa. E lui gli dice, una persona che lontana gli dice, sai, però perché non ci sono pastori come voi, ci sono pochi come voi. Lo ha detto così, che con dolore dell'anima. Ragazzi, noi dobbiamo frequentare questi luoghi, ma per affettare, non per essere infettati. Amen? Quindi continuiamo. Identità sana. Chi siamo in Cristo? Chi siamo in Cristo? Non ti dimenticare la parola di Dio, quello che dice. Io sono in te. Speranza di gloria. Speranza di gloria. Io sono in te, in te, in te, in te, perché io voglio che la parola possa continuare a edificare le famiglie, possa continuare a edificare la scuola, l'educazione dei figli, perché in questo momento Satana sta coprendo proprio questo pianeta. Amen? E ho bisogno di genitori che possano insegnare le cose corrette ai bambini, di che loro non sono, che loro hanno un nome, che loro hanno un senso, che loro proprio sono nati con un proposito, quello che noi stiamo dicendo. Quindi genitori, ragazzi, voi siete proprio, siete questo miglio in più, siete questa marcia in più che lo Spirito Santo, che questo mondo ha bisogno. Amen. Alziamoci. Alziamoci. Amen, Dio, grazie. Grazie per questa mattina, grazie perché ancora tu ci ricordi la tua verità. Grazie Padre perché tu sei venuto per portarci libertà, per essere liberi. Grazie perché oggi noi ci mettiamo proprio davanti a te come questi pozzi d'acqua. Noi vogliamo proprio decretare che ogni pietra d'inciampo, che ogni pietra, che ogni terra che ha voluto il nemico proprio buttare dentro di me, in questo momento io prendo autorità e dico vai via nel nome di Gesù Cristo. Inizio a togliere. Se sono stato disubbidiente, se sono stato
non ho avuto il controllo. Inizio a togliere queste pietre. Aiutami te, Dio, aiutami te, perché io voglio che il fiume di acqua viva possa scorrere dal tuo santo trono e vedere le benedizioni di Dio, le tue benedizioni. Io voglio camminare e che le benedizioni mi perseguitino. Sì, io voglio camminare perché io sono stato creato per questo. Sono stato creato per cambiare il posto dove io cammino. Grazie Dio, grazie perché tu sei meraviglioso. Grazie perché tu, Signore, sei un Dio che mi ama, che mi corregge. Grazie Padre perché tu hai mandato tuo figlio Gesù Cristo proprio a morire per me, a morire per me, perché io potessi riconciliarmi con te, riconciliarmi con questo fiume di acqua viva. Grazie Dio, grazie. E se qualcuno, se qualcuno qua non ha mai dato la sua vita a Gesù, io ti invito proprio a passare qua davanti e dire: io voglio provare quel fiume di acqua viva, io voglio provare queste benedizioni. E lui non ti farà mancare quest'acqua, la sua presenza, la forza, perché lui ha detto: io vi invio il Consolatore che sarà con voi tutti i giorni fino alla fine dei tuoi giorni. Voglio tutti i giorni della settimana, Dio, che la tua presenza sia con me. Accendi questo fuoco, il fuoco della tua presenza. Aiutami a avvicinarmi a te. Io voglio, proprio in questo momento, io sento proprio di alzarmi contro ogni attacco di Satana in questa chiesa nel nome di Gesù Cristo. Io voglio decretare che c'è un fiume, che c'è un fiume che scende dal trono di Dio, che passa per la tua stanza, lì dove tu ti proponi proprio di cercare il volto di Dio, e va proprio a illuminare dove c'è bisogno di luce. Adesso nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo Dio, nel nome di Gesù Cristo Dio, spingi, spingiamo insieme ogni ostacolo nel nome di Gesù Cristo. Aiutaci a essere ubbidienti, Dio. Thank you.
fuoco, accende un fuoco dentro del mio cuore. Grazie, grazie per questo momento. Grazie Dio perché io vivrò in essere. Grazie perché le benedizioni mi perseguitano. Grazie Dio perché io potrò saltare ogni ostacolo. Proprio tu, il tuo fiume, il tuo caudale così sgorga, sgorga, sgorga così tanto. Sgorga così tanto che io posso vedere di questo fiume che viene sotto. Proprio posso vedere la luce. Posso vedere la luce che prima non vedevo. Posso vedere la luce. Viene così forte. E Dio sta proprio togliendo la diga in mezzo. Sta togliendo quella diga che dava fastidio, quella diga che non lasciava scorrere bene proprio il fiume, il suo fiume. Ma in questo momento gli angeli, lo spirito proprio hanno tolto questa diga nel nome di Gesù Cristo e inizia a scorrere del trono di Dio questo fiume che corre nella città santa, in quella città del cielo dove noi lo adoreremo il nostro Dio, dove noi lo adoreremo, vivremo in cielo con te Dio. Circondate di questo fiume di acqua viva che adesso scorre nel nostro essere. Benedice la nostra casa, benedice la nostra chiesa, benedice i nostri bambini, benedice tutto Dio, e possiamo vedere la luce che sei tu Dio, e così possiamo illuminare, illuminare con le luci ben accese nel nome della potenza, nel nome di Gesù Dio. Amen e amen. Chiesa.